Alex, Liberati a Roma, quanti anni? Quanti anni che non ti incontravo? Sei qui in Italia, prima magari di tornare negli Stati Uniti? Sì. Questo sicuro. Ancora più tu poco. Da tanti anni conosci la birra artigianale italiana. Quanto vale? Probabilmente hai anche un punto di vista che nasce anche dalla tua esperienza in America, che ti permette di avere un giudizio anche sopra le parti. Come si sta comportando in questo momento il settore artigianale italiano secondo te? Ma non saprei perché manco da un anno. Però hai letto. Sì, ma è interessante perché altro tornare a vedere quanto è evoluta la situazione. Ma è evoluto in meglio? Sono partito o no? A gennaio dell'anno scorso, se non pure prima, forse anche dicembre dell'anno scorso, sono tornato adesso, sono tornato a dicembre, a fine novembre, quindi voglio dire. Hai bevuto, hai assaggiato tante cose. Sicuramente sono cambiate un sacco di cose qua. E ci sono i soliti problemi, secondo me. Quali sono i problemi? Manca un'associazione. Manca un'associazione che possa un cappello. Tu ci avevi provato in un birrai. Sì, ma tanti non solo lì. Ma l'altro ieri. Poi teoricamente è interessante questa cosa con un birrai, però non ne parleremo adesso. Sicuramente ma il problema delle associazioni sono che comunque noi non abbiamo un'identità, come si è visto di recente, e non abbiamo quindi non solo un'identità, ma non abbiamo nemmeno una mentalità che possa mettere tutti d'accordo, nel senso la maggioranza degli associati oggi come oggi pensano che, non degli associati di un'associazione come un birroi, ma di persone che si potenzialmente potrebbero associare, di questi circa 900 o 1000 birrifici italiani, quelli che siano, pensano che associandosi con qualcuno dovrebbero immediatamente già trarne dei guadagni, dei profitti del tipo, vedi, se ti associ a Sobirra immagino che hanno, almeno così mi dicono, non sono andato a guardare nel preciso, però che comunque hanno delle agevolazioni, per esempio degli eventi, partecipare a degli eventi tipo sagre eccetera eccetera, e capisco benissimo, siccome ci sono diversi edifici artigianali che comunque fanno di una parte notevole del loro fatturato proprio questo tipo di eventi, e mi pare chiaro anche che queste associazioni possono essere appetibili per loro, ma in realtà di fatti associarsi dovrebbe essere un altro discorso, dovrebbe essere io do a un'associazione in modo che in un futuro io posso raccogliere i frutti di quello che ho seminato grazie all'associazione. Per fare lobby? Sì, per fare lobbying, per un'altra serie di cose, promuovere iniziative, non solo quindi una lobby politica, ma anche fare tutta una serie di altre iniziative che possono essere, per esempio, che ne so, ragazzi, aprire un locale possa essere in uno dei punti, Roma, Milano, Sud Italia, ce ne sono tantissimi posti che sono potenziali, Bologna, parliamo solo di Roma e Milano, ma che possa presentare tutte le birre dell'associazione, quindi un locale che venga diretto da un'associazione, che sia fatto a semplice non a profitto, ma che sia fatto semplicemente per fare uno showcasing delle birre degli associati, che possa poi creare un profitto per l'associazione, e questo sarebbe qualcosa di eccezionale. Me dai il secondo? Ciao. Ciao, è un piacere. Scusate, l'amico. In diretta. Vento forte. Questo discorso degli emergenti, vedo che ti ha coinvolto tanto in queste settimane. Ma no, questo risultato li conoscevi tutti i birrai emergenti li conoscevi? E a parte l'Eremo, sì. Lopskin li conoscevi? Bevuto un bel po' di birre di Lopskin. Intanto l'idea di dare un riconoscimento ai birrifici emergenti ti è piaciuto? Ognuno c'ha le sue, sicuramente bene che basta che se ne parli, no? Quindi voglio dire, alla fine va bene qualsiasi tipo di iniziativa. Non mi sembra manco il caso di dare opinioni del tipo, però una iniziativa più o meno commerciale, un discorso più o meno di diritto, con una giuria e un sistema di votazione più o meno serio. Sti cavoli, insomma il problema non è quello. Il problema è servito, cioè siamo andati a finire su una testata
giornalistica? Sì, sì, perfetto, benissimo, allora vuol dire che abbiamo spinto i migliori, ma non solo i migliori, ma qualcuno dell'ambito artigianale che veramente è vero, valido, artigiano, ma lasciamo perdere il termine artigiano, parliamo di autentico, vero, genuino. Di qualità. Uno di qualità, sicuramente, uno indipendente, uno di questi, beh, sicuramente, se l'abbiamo spinto, va bene, va benissimo, tutto bene. Poi, tra di noi, possiamo riderci, possiamo scherzarci, possiamo avere tutte le nostre diverse opinioni, ma oggi come oggi il problema è che qua bisogna darsi una mossa. Siamo rimasti dietro. Quello che a me mi capita di vedere, sinceramente, da un anno che dopo un anno che non ci sono stato qua, che vedo altri posti, altre nazioni europee che effettivamente stanno camminando, hanno preso una velocità che noi avremmo potuto prendere, che non abbiamo preso, e oggi mi sembra che, non ti dico che ci muoviamo per inerzia, però mi sembra che, non ti dico che siamo stanti, però insomma è veramente tanto potremmo da fare di meglio. E non è fatto, ma dal punto di vista culturale generico, non da un punto di vista del singolo produttore, certo. Dal punto di vista associazionistico, da un punto di vista di collaborazione semplicemente tra diversi produttori e operatori del settore. E vai a vedere per esempio la Spagna, cavolo ragazzi, la Spagna sono partiti anni dopo di noi e adesso stanno recuperando, c'hanno birre importazioni che noi ce le sogniamo, c'hanno tutta una serie di birrifici che io non conosco, ma so che fanno delle produzioni che sono veramente interessanti, cioè comunque sono cose che vanno di pari passo. Sinceramente mi viene da pensare che noi, nonostante il fatto che siamo made in Italy, siamo particolari, abbiamo il nostro verbo, abbiamo il nostro, già semplicemente per la nostra caratterizzazione, scusate cugini spagnoli, ma mi sento di dire che noi siamo di gran lunga più preziosi dal punto di vista gustativo brassicolo, che sia chiaro, però mi rendo conto che comunque noi forse stiamo un po' troppo sugli allori, forse manca un tubo catodico, forse manca non solo, manca anche un catalizzatore, manca un elemento che possa riuscire a condensare tutti i nostri sforzi e a concentrarli in una direzione. Ma rispetto per esempio al movimento artigianale americano, cioè ci sono delle differenze enormi, proprio... guardavo con faccia perché ci sono delle differenze enormi, ma solo legate all'associazione o legate anche alla produzione? Molto è il discorso, cioè comunque allora loro beneficiano del fatto che hanno sicuramente, non hanno una mentalità di quelli ghibellini, che è la, ghibellini che è la nostra tipica mentalità, cioè fanno più squadre, e quello è normale, cosa che non riusciamo a fare quello, noi, quella è cultura italiana e va bene, va bene, va bene, ci siamo ormai, si sentono tutti nello stesso mondo, okay. Il popolo sono 320 milioni di persone, lo posso pure capire, noi storicamente siamo differenti, però effettivamente loro hanno le associazioni che funzionano, perché le persone che stanno mandando avanti queste associazioni, come le persone che poi alla fine l'hanno eletti, ma il problema sono le persone che poi le mandano avanti, sono delle persone che hanno un certo tipo di mentalità, cioè a me quando io ci ho provato, diciamo, ecco, a cercare di tirar fuori un'associazione dove ci potessero essere degli utili che non erano da redistribuire per gli associati chiaramente, ma erano da reinvestire per creare un'associazione sempre più valida, esattamente come succede nel Cambra, come succede nel Blues Association, mi è stato detto guarda Liberati che questa non è un'azienda, se questa è la mentalità che noi vogliamo fare associazionismo dei poveracci, non credo che andremo mai da nessuna parte, assolutamente. Manca proprio infatti un'associazione che invece possa in una maniera intelligente riuscire a catalizzare gli sforzi di tutti. Sei ottimista? Sono ottimista per l'Italia o per la birra italiana? Sono cose differenti. Per l'Italia. Per l'Italia, dal punto di vista italiano, lasciando per la birra chiaramente no. Però quando vai in America... Cioè me ne sono andato io. Esatto, quando vai in America e ti parlano di birra artigiana italiana, che ti dicono? Ragazzi, la conoscono? Sì, certo, ma noi sicuramente siamo un'eccellenza nel panorama classico internazionale. Questo è poco ma è sicuro, comunque spicchiamo. Però
se devo immaginare tra oggi i prossimi 10 anni, che succede? Di loro 10 anni? Ci dobbiamo dare una mossa. Boh. Sì. Se mi chiedessi la mia scommessa tra 10 anni, che cosa succede? Scommetterei sulla birra artigiana italiana o meno? È una domanda che là ci dovrei pensare, perché per come stanno andando le cose, tra ormai un pubblico che molte volte non è educato, come dice Emanuele, l'amico Emanuele, si bevono tutto, è vero, tra quindi tutta una serie di birrifici che sono sfortunatamente la maggioranza, bisogna dircelo, regà, sono la maggioranza, che comunque producono in maniera approssimativa e semplicemente per far girare il cash flow, che va bene, però comunque insomma non producono prodotti di qualità, riescono a surfare quindi questa massa di persone che non capiscono niente di birra. E i distributori, che pure questi allora hanno la possibilità di fare quello che gli pare, perché giustamente, cioè, alla fine veramente si può portare come gli pare in un certo tipo di sistema, poi questo sarebbe veramente da aprire tutto un concetto del perché in America la distribuzione è organizzata in una certa maniera, bla 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 bla, vabbè, ma quello è proprio un discorso lunghissimo. Secondo me è un futuro che non dico che è difficile, ma è incerto. Diciamo che è molto in salita. È incerto. Non dico che è in salita, non dico che è in discesa, è incerto. È incerto. Potrebbe succedere, io spero, che arrivi qualcuno, e secondo me ci sono degli ottimi candidati, un Emanuele per esempio, che sta qua e cerca di catalizzare, di prendere e di mettere tutti sotto accordo, sotto un ombrello, o di creare un, non un'associazione, un fronte unico, diciamo così. Ma anche se non fosse unico, ma semplicemente comunque qualcuno che riesce a offrire dei servizi, che possa essere un'associazione o un SRL, ma però dei servizi che possono essere di consulenza, per riuscire a capire che poi riusciamo a creare una qualità, a dare la possibilità di dare una qualità. Lo spero. Alex, io ti ringrazio per questi minuti, non vedo l'ora di vederti fra qualche tempo, magari chissà, può essere cambiato qualcosa o purtroppo può essere rimasto tutto allo stesso modo. Grazie per il meglio. Grazie per le tue idee e soprattutto per l'Italia. Speriamo un po' che si possa trovare qualche soluzione. A presto, ciao!